Questo è bellissimo! Voglio questo! Oh! Prendiamo qualcosa anche per Jensi. Sì, brava, compralo! Dammelo. Guarda quante cose ci Ferma! Sono! Batuffoli da vatta? Sì! Ok! Giochi! Dai! Soldi! Sono ricca! Sei molto ricca! Sono ricca! Sì, sì, sì! Giochiamo così! Guarda un flauto! Sì! Hai ricominciato a lavorare? Come, scusa? Nuovo lavoro? Sì. Orari interessati. Come? Uno, ti vedo girare sempre in pigiama, tutto il giorno, ogni giorno. Oh, tosso il pigiama adesso? Due, se tu lavori, chi si occupa di Muni? Perché non ti fai gli affari tuoi? Porta quel carrello rubato via da qui. Sì. Senti, ho qui un video dei ragazzini che entrano illegalmente giù in manutenzione e staccano la corrente. È colpevole, Ehi, Scuti, hai sentito che ho detto a lei, capito? D'accordo, adesso ci parlo. Se succede ancora, ve ne andate di corsa. È solo la seconda settimana d'estate e ho già trovato un pesce morto in piscina. Facevamo un esperimento, cercavamo di farlo risuscitare. È stata un'idea mia. E i gavettoni tirati addosso ai turisti? Non si può scherzare coi turisti. Non ci hanno dato la mancia. Dici sul serio? Oh mio Dio, ma è inaccettabile. Ho fallito come madre, Muni. Sei una vergogna. Sì, mamma, sono una vergogna. A proposito, adesso parlo con Ashley. Quando la tua amica ti affida suo figlio, di quel ragazzino tu sei responsabile. Tu non te la prendi la responsabilità e tieni qui anche quella. Lei abita al Future, giusto? Oh, comunque ti devi rilassare, figlio mio. La fai tu, la mia nota spese, con le tue chiacchiere? Tua figlia mi ha rovinato la serata. Volevo vedere la partita. Mi paghi tu per le 3 ore in più che devo lavorare? Ehi, ragazzi, pagate a quest'uomo le sue 3 ore. Io non ho un soldo. Anche io non ho un soldo. Non abbiamo un soldo, ti dice male. E a proposito di soldi, non mi hai ancora pagato questa settimana. E secondo te non lo so, eccoli. Grazie. Hai finito? Sì. Grazie. Tienili d'occhio. Io adesso vorrei andare a casa. Ehi! Senta, noi vendiamo profumi. Sì, questo. No, senta! Sua moglie profumerà come una rosa. Ce l'hai, Jimmy Choo? Sì, incredibile, costa solo 20 dollari. Costa molto di più in negozio, questo è un ottimo affare. Vuole comprare un profumo? Come? Vuole comprare un profumo? Io no, di certo, forse lei. Ah, sì? Sono come i profumi firmati, fa veramente un ottimo affare. No, grazie. Non vuole comprare un profumo? Sì, con questo tutte le ragazze le faranno la corte. Oh. Ho dei campioni, li vuole provare? Ma ne abbiamo anche tantissimi altri. Grazie mille. Bitte. Tanto per favore. Beh, aspetta, un momento. Senti, se paghi di nuovo in ritardo, mi devi avvertire. Ehi, scadeva ieri. Sì, esatto, scadeva ieri. Scusa, ma perché li conti come se fossi al verde? Devo essere sicuro. Devi essere sicuro di che? Che sia la cifra giusta, è semplice. Li ho già contati, io non so contare. Senti, tesoro, io mi fido di te. Sul serio? Beh. Perché non li metti lì dentro? Posso contarli? Fa la brava. Hai pagato l'affitto? Fammeli contare e levati di torno. Ciao. Ciao. Altre cose. Dai, muoviti. A me non mi
mi piacciono per niente. Mi piace l'aranciata, però. Quello che non mi piace delle arance è il coperchio. Vuoi dire la buccia? Il coperchio? Sì, ma si chiama buccia. Sentite, non stiamo andando troppo lontano. No, dai, vieni, non fare la rompipalle. Non mi chiamate così, però. Ecco, qui è dove prendiamo il gelato gratis. Sul serio? Sì. Sì, seguitemi. Scusi, ci dà qualche soldo? Qualche spicciolo? Sono abbastanza. Sto contando. Mi sa che non bastano. Su, andiamo. Ok. Mi scusi? Mi scusi, signora, ci può dare qualche spicciolo, per favore? Dobbiamo comprare il gelato. Cioè, non abbiamo soldi, abbiamo solo 5 centesimi. Sì, abbiamo solo 5 centesimi. Il dottore dice che abbiamo l'asma e dobbiamo mangiare subito un gelato. Sì, anche il mio dottore lo dice. Ragazzi, non si dicono le bugie. Non è una bugia. Va bene. Grazie, molto gentile. Ecco, tenete. Dai, dai! Andiamo! Mi scusi, mi scusi. Ehi! Sto provvedendo, gente! Datemi un minuto, sistemo tutto! È tutto a posto! Avete di nuovo la corrente! Andiamo pure io! Ailey, abbiamo un problema, apri! È solo l'inizio dell'estate e ho già trovato un pesce morto in piscina. Cercavamo di farlo resuscitare. Sei una vergogna! Sì, mamma, sono una vergogna! Lo sai benissimo di che sto parlando, ok? Li rivoglio subito, sono $1,700, è furto aggravato! Ehi, amico! Te! Ehi! Copriti! Chiamate lo sceriffo, mi ha toccato le tette! Quello che abita qui lo arrestano sempre. Queste sono le stanze dove non dovremmo entrare. Ma noi entriamo lo stesso! Nuovo lavoro? Già. Se tu lavori, chi si occupa di Mooney? Tu non sei mio padre, cazzo! Non vorrei mai essere tuo padre. Secondo te nessuno sa che succede? Lo sanno tutti. Sta per piangere. Lo capisco sempre quando un adulto sta per piangere. Senti, io mi fido di te. Tu vuoi che ti aiuti a portarmi via mia figlia? Perché mamma urla? Stanno solo parlando, devono chiarire qualcosa. Apri! Andiamo a vedere dove finisce l'arcobaleno. Andiamo! Ciao da Valeria, restate ancora un minuto con me per delle curiosità davvero particolari su alcuni attori. Per esempio, sapevate che Bill Murray all'età di 20 anni è stato arrestato per aver tentato di introdurre negli Stati Uniti 9 kg di marijuana all'aeroporto di Chicago? Sì. Ragione per cui fu cacciato dall'università dove stava studiando per diventare paramedico. Invece il grande Steve Buscemi, che è un ex pompiere, l'11 settembre 2001 diede una mano ai suoi ex colleghi nelle prime ore dopo l'attacco alle Torri Gemelle, però non volle né essere intervistato né essere fotografato. Grandissimo Steve. E sapevate queste curiosità? Per oggi è tutto, vi ricordo che siamo anche su Instagram e Facebook con tanti altri contenuti, trovate i link in descrizione. Ciao, al prossimo video!